Buonasera a tutti, siamo grati a tutti per la vostra partecipazione a questo nostro incontro che ha lo scopo di introdurci a partire dai testi cosiddetti dai Vangeli dell'infanzia a quello che è un campo della lettura biblica secondo me piuttosto ricco di possibilità, sfumature, riferimenti a vario livello. Certamente quello che è abbastanza noto è che se noi facciamo passare in rassegna le immagini collegate alle figure di Maria, di Giuseppe, dei magi, dei pastori, facciamo riferimento a una serie di testi che nell'immaginario collettivo di ciascuno di noi hanno giocato un ruolo importante. Se pensiamo a quello che è stata, credo, la formazione di molti, dall'infanzia fino a età successive, certamente questi testi hanno costituito un punto di riferimento, dobbiamo riconoscerlo. Altro è però chiedersi se questo punto di riferimento era innanzitutto fondato sui testi o piuttosto su delle interpretazioni molto più legate alle varie epoche che non alla lettura dei testi in sé. E questo in parte anche questa sera cercheremo insieme di vederlo. L'occasione è la pubblicazione di questo volume, Gesù è nato a Betlemme, i Vangeli dell'infanzia tra storia, fede e testimonianza, ma in realtà si tratta di un punto di partenza, perché il tema ci supera tutti, supera questo testo, supera tutta una serie di attenzioni e credo che il rapporto appunto tra storia, fede e testimonianza rispetto a questi quattro capitoli evangelici, i primi due del Vangelo secondo Luca, i primi due del Vangelo secondo Matteo, sia un intreccio che in varie epoche della storia è stato variamente affrontato. Allora, se noi facciamo riferimento a temi anche di carattere tra il teologico e il religioso in senso largo, pensate al tema per esempio della verginità di Maria, pensate al tema per esempio di certe immagini, penso all'evento di cui parla Matteo 2 della cosiddetta strage degli innocenti, ho citato volutamente due aspetti molto diversi per dire come questi temi variamente hanno toccato la formazione di tutti. Io penso che noi dobbiamo ancora una volta partire dai testi, direi con un certo entusiasmo e nello stesso tempo senza alcuna preoccupazione, per chiederci, ma in definitiva noi questi testi li conosciamo abbastanza a fondo? Siamo legati soltanto a delle immagini che ci sono liete perché fanno parte della nostra infanzia, perché hanno fatto parte della formazione che abbiamo avuto fin da quando eravamo piccoli, o perché vogliono dire qualcos'altro, o perché hanno qualche significato più importante e ulteriore rispetto a quello che è, direi, l'immagine che comunemente noi ne abbiamo. Ecco, allora, questa sera avremo qualche intervento che cercherà di sondare, sia pur in piccola parte, perché il tempo a disposizione è limitato e nello stesso tempo l'obiettivo è soltanto un punto di partenza. Ecco, dicevo, sonderemo alcuni aspetti di questi quattro formidabili capitoli. Aspetti che credo in parte siano anche piuttosto particolari, non necessariamente noti da parte di coloro che sono presenti questa sera e quindi poi avremo modo di riflettere insieme anche su questi testi. Io sono molto grato sia a Elena Bartolini sia a Renzo Petraglio per la loro presenza questa sera, perché attraverso le loro osservazioni, le loro considerazioni ci aiuteranno ad entrare, per quel che riguarda la professoressa Bartolini, dal punto di vista del giudaismo, quindi delle radici di riferimento di questi testi. E per quel che riguarda il professor Petraglio, dal punto di vista della lettura del testo in sé, con particolare riferimento all'episodio dei Magi, come esempio di quello che è la lettura di questi testi, che è per tanti aspetti davvero sorprendente. Io devo dire che più mi è capitato di approfondire questi versetti, più mi sono reso conto che la loro ricchezza va al di là di quello che noi mediamente pensiamo e soprattutto in tanti casi sono importanti non per le ragioni per cui molto spesso noi crediamo che siano importanti. Ecco, avremo modo di approfondire anche questi dati. Io cedo subito la parola alla professoressa Bartolini, che insegna giudaismo all'Istituto Superiore di Scienze Religiose a Milano e ermeneutica giudaica alla Facoltà di Scienze Umane dell'Università degli Studi Milano Bicocca. Quindi con un doppio riferimento, la professoressa Bartolini appunto non solo è una grande esperta di Antico Testamento, ma ha avuto modo, per ragioni di studio e di
apprezzamento personale di approfondire molto la letteratura rabbinica, quindi tutto quello che è l'interpretazione successiva all'Antico Testamento. Ecco, le cedo subito la parola e la ringrazio ancora della sua presenza. Prego. Grazie, allora buonasera a tutti anche da parte mia. E quello che intenderei proporre alla riflessione di tutti è appunto il contesto giudaico dei Vangeli dell'infanzia, che potrete poi approfondire ulteriormente attraverso la mia postfazione al volume che trovate alla fine. E la decisione di stendere questa postfazione sul lavoro del professor Borghi è venuta proprio in base all'attenzione che lui ha avuto usando lo strumento storico-critico nel ricollocare ogni volta il dato nell'orizzonte strettamente giudaico. Attenzione che non tutti gli esegeti neotestamentari hanno. Quindi questo mi ha permesso di poter approfondire poi attraverso la postfazione alcuni elementi dei quali adesso vi propongo qualcosa, perché non è a mio avviso possibile comprendere in tutta la loro portata teologica questi testi così particolari senza riferirli a quella che è la situazione del giudaismo medio nella quale si collocano le testimonianze evangeliche. Per giudaismo medio intendo quel periodo dal terzo secolo circa prima dell'era cristiana al secondo della medesima, che nella proposta di riconsiderazione della storia giudaica di Gabriele Boccaccini e di tutta la scuola che a lui si riferisce, colloca in questo modo la nascita della comunità cristiana all'interno della multiformità di tutti i gruppi giudaici, fino alla seconda rivolta con Bar Cossiba nel 136. Vale a dire che fino al 136 il cristianesimo non è qualcosa di diverso dal giudaismo, ma è una sua corrente interna. La storia poi ha portato a vie diverse. Ma non bisogna dimenticare che c'è stato un periodo comune di confronto, scontro, ma comunque di orizzonti simili. In questo senso, lascerò poi alla vostra lettura tutti i riferimenti che l'autore fa all'interno della sua disanima esegetica. Ci sono però, in questo senso, due momenti, a mio avviso, determinanti per capire soprattutto in Luca che cosa vuol significare una narrazione che parla di un matrimonio, diciamo fra virgolette, particolare. Anche qui è interessante che sia proprio Luca, che non è un ebreo, a fornire più elementi del giudaismo dell'epoca rispetto a Matteo, che invece appartiene a questo mondo. E questo è da riferirsi al fatto che Luca sa di parlare a non ebrei, che quindi che non conoscono necessariamente le tradizioni giudaiche, mentre Matteo si riferisce a dei suoi correligionari, non ha bisogno quindi di dare troppi riferimenti al riguardo. Lo fa invece Luca, e direi lo fa abbastanza bene, permettetemi con un po' di orgoglio di dire forse Luca poteva fare meglio, e vi spiego tra poco il perché. Primo elemento che Luca direi riferisce bene è la situazione matrimoniale di Maria e Giuseppe. Luca molto chiaramente, nel primo capitolo del suo Vangelo, spiega, dice che Giuseppe e Maria sono promessi sposi, il che vuol dire già legati da un vincolo matrimoniale. Perché? Perché ai tempi di Gesù il matrimonio ebraico era in tre fasi, come ancora oggi del resto, con la differenza che se oggi queste tre fasi sono raggruppate in un arco di tempo molto breve, per non dire brevissimo, ai tempi di Gesù queste fasi erano piuttosto distaccate tra loro, soprattutto la prima e la seconda. Fidanzamento, che poteva durare anche un anno, perché era il periodo in cui si preparava la dote, si preparava il luogo della convivenza, si era legati da un vincolo di promessa,
per cui non ci si poteva più legare ad altri, si abitava nelle case delle rispettive famiglie, era vietato avere rapporti coniugali, ma si era giuridicamente già impegnati. Questo vuol dire che nel caso Maria e Giuseppe avessero rotto il vincolo matrimoniale, se Giuseppe l'avesse rimandata in segreto, come dice Matteo, avrebbero dovuto chiedere al tribunale rabbinico di allora, al Sinedrio, di annullare il patto di nozze, perché il matrimonio veniva interrotto. Che cosa mancava a questa fase? Il momento di consacrazione nuziale sotto il baldacchino che ancora oggi si usa e che indica la nube dell'esodo, che dei due fa una cosa sola, successivamente al quale era possibile la coabitazione, terza fase. Quindi l'annunciazione avviene tra la prima e la seconda fase di questo tipo di matrimonio. Questo significa che per Maria era impensabile progettare qualcosa che non fosse il matrimonio, e su questo mi riferisco a tutta quell'iconografia cristiana che ha preso spunto dai Vangeli apocrifi, raffigurando Maria in qualche modo consacrata presso il Tempio. La presentazione di Maria al Tempio, che si ritrova in molte chiese, soprattutto di una certa epoca, e che vorrebbe dire: ma Maria in realtà non ha mai voluto fidanzarsi con qualcuno. Vergine viene riletto così, concetto che ai tempi di Gesù era assolutamente impensabile, così come è impensabile oggi. Per quale ragione? Perché nell'ebraismo la massima realizzazione umana e spirituale dell'uomo e della donna è il matrimonio, che viene chiamato non a caso consacrazione. Non a caso ci sono stati solo due tentativi di vita pseudo-monastica nella tradizione ebraica, e sono la comunità di Qumran, molto conosciuta, e quella dei terapeuti vicino ad Alessandria d'Egitto, che a differenza di quella di Qumran comprendeva sia uomini che donne, e che ne abbiamo testimonianza nella vita contemplativa di Filone, e sono due esperimenti, diciamo così, due esperienze nate e finite nell'arco di pochissimo tempo e che non hanno avuto seguito nel giudaismo post-biblico, proprio perché la verginità consacrata e rinunciare al matrimonio nell'orizzonte ebraico non è visto come una scelta positiva, perché il comandamento di essere fecondi e moltiplicarsi all'interno del matrimonio è una sorta di precetto al quale uomini e donne sono chiamati. E allora è pensabile, in un contesto giudaico, dove Maria e Giuseppe si rivelano, soprattutto in Luca, due grandi osservanti delle tradizioni giudaiche e di tutti i precetti legati alla vita coniugale, è impensabile che si possa collocare una scelta di Maria che non fosse quella di qualsiasi fanciulla ebrea, in questo caso di Nazareth e del tempo. Quindi Borghi ha sottolineato molto bene nel suo commento quanto questo matrimonio sia importante, anche per capire quello che dal punto di vista cristiano è l'incarnazione. Ma da ebrea, guardando questi testi, io posso dire, vedo una radicale adesione alle tradizioni e ai precetti mosaici proprio in questo essere promessi sposi. In un contesto di semplicità, non ci sono molte pretese, si dice solo che Giuseppe è della stirpe di Davide, di Maria non si dice nulla. Vedo due giovani di Nazareth del tempo che si vivono con una promessa che non può che sfociare nel completamento di un normale matrimonio. Poi, per tutto quanto riguarda il riorientamento di questa scelta in altra maniera, lascio la parola all'autore, perché sarebbe, diciamo, poco corretto se lo facessi io. Solo per dirvi quanto è importante il matrimonio, vi propongo solo due brevi passaggi tratti dal Talmud, che, come probabilmente
probabilmente molti di voi sanno, è una delle fonti rabbiniche più si fissa in epoca post-biblica, ma è piuttosto tardivamente rispetto ai Vangeli, ma raccoglie materiale orale precedente. Si dice a un certo punto, proprio commentando il fatto che Dio nella Genesi dice di aver creato l'uomo e la donna, di averli chiamati entrambi insieme ad Adamo, si commenta dicendo: un uomo che non ha moglie non è un vero uomo, poiché è detto: maschio e femmina li creò e dette loro nome Adamo. Come dire, se non c'è il vincolo matrimoniale, in qualche modo viene meno l'Adamo originario. E ancora, non me ne vogliano gli uomini presenti, un uomo che non ha moglie vive senza gioia, senza benedizione e senza bene. Qual è il motivo? Perché le benedizioni discendono sulla casa di un uomo solo per merito di sua moglie. Questo perché lo vediamo tra poco. Ecco. Allora, in un contesto del genere, in una cultura che produce questo e lo testimonia fino ad oggi, non è pensabile, soprattutto fra due persone che vivono la tradizione giudaica in maniera radicale, come emerge dalle testimonianze evangeliche, non è pensabile un'altra scelta, assolutamente. Ora, in questa scelta, dove la prima fecondità non è il generare figli, ma il poter generare nel rapporto tra i due la presenza di Dio, vi leggo solo un commento a Levitico 19:18, laddove si dice: ama il tuo prossimo come te stesso, e dove, riferendo questo al vincolo coniugale, sentite cosa si afferma: laddove due si uniscono tra di loro nell'amore, quindi marito e moglie, il mio nome, il nome di Dio, è santificato e io, Dio, sono il terzo in questo legame. Questa è la prima fecondità che i coniugi vivono nel loro rapporto. Su questa si radica la prole. Quindi il vincolo tra Maria e Giuseppe ha questo orientamento, non ne ha un altro. E per quale ragione all'interno di questo rapporto la donna è fonte di benedizione per l'uomo e per la famiglia? Perché l'uomo che vive senza donna vive senza bene? Perché la donna porta in sé i segni della vita, che sono i segni della sacralità di Dio, e li porta in nome dei suoi ritmi biologici. Quali sono i suoi ritmi biologici? Il ciclo mestruale, e a questo aggiungiamo il sangue di ogni emorragia che accompagna il parto. Ora, sia il ciclo mestruale che il parto sono segnati dal segno, caratterizzati dal segno del sangue. Ora, il sangue, biblicamente parlando, è un elemento che appartiene a Dio. Sangue e grasso degli animali, anche all'epoca dei sacrifici al Tempio, venivano interamente bruciati proprio perché proprietà di Dio. Ora, in virtù di questo, la donna, solo per i suoi ritmi biologici, non perché pone altri segni, entra nella sacralità di Dio con una costanza che è data dal suo ritmo biologico. Che lo voglia o non lo voglia, in quel periodo entra nella sacralità di Dio come il sommo sacerdote quando entra nel Santo dei Santi. Per questo non può essere toccata, verso di lei bisogna mantenere una certa distanza. Perché? Perché secondo il linguaggio giudaico è impura non perché ha compiuto chissà quale peccato, ma perché è entrata in un'altra dimensione. È un'impurità quindi che sta sul piano ontologico e non etico. Ed è per questa ragione che diventa fonte di benedizione per l'uomo, perché è il segno della presenza di Dio, della Shekinah, si dirà nel giudaismo post-biblico, che implica trascendenza, sacralità.
Per questo dovrà alla fine di ogni emorragia, da mestruazione o da parto, purificarsi, cioè porre dei segni che indichino che è ritornata dalla sfera di Dio a quella umana. Ed ecco allora che solo alla luce di questo si capisce il significato della purificazione di Maria dopo il parto, laddove si dice che Maria, Giuseppe e il bimbo già nato si recano a Gerusalemme per la loro purificazione. Ecco che qui Luca fa un po' di confusione, a mio avviso. Perché? Perché usa questo plurale senza indicare a chi è riferito. Se leggiamo con attenzione questo passaggio del Vangelo dell'infanzia di Luca, che cosa ci accorgiamo? Che la famiglia di Nazareth va a Gerusalemme per una purificazione dove il segno che viene posto, l'offerta, il sacrificio di una coppia di tordoli o di colombe, rimanda alla purificazione dopo il parto, Levitico 12. E d'altro canto si rimanda a un passo della Torah, del Pentateuco, dove si parla di riscatto del primogenito. È evidente che dei tre, quelli in questione sono Maria e Gesù, appena nato. Il marito non ha obbligo di nessuna purificazione dopo un rapporto coniugale o dopo il parto. Ecco, la purificazione è sul versante della donna. E allora dov'è qui il problema? Se il sacrificio è quello legato alla purificazione dopo il parto di Maria, l'intervallo di tempo è di un certo numero di settimane dal parto. Mentre se si parla di riscatto del primogenito, l'intervallo di tempo è più lungo. Quindi, perché questo plurale, che probabilmente li comprende entrambi e che li colloca nello stesso intervallo temporale? Allora ci sono due possibilità, poi Borghi ha le sue teorie storico-critiche, io ho le mie giudaiche. No, le sue teorie sono più che fondate, nel senso che lui riconduce tutto a un volersi radicare in maniera molto precisa su quella che potremmo dire un po' una dimensione profetica di questo racconto. Ma da un punto di vista giudaico possiamo fare due osservazioni. O Luca ha fatto confusione, tant'è vero che la chiama presentazione al Tempio, che nella tradizione ebraica non esiste la presentazione dopo un parto e del primogenito maschio, assolutamente, esiste il riscatto. Quindi, prima ipotesi, Luca ha fatto un po' di confusione pur tentando di documentarsi sull'argomento. L'altra possibilità, di cui troviamo tracce nelle discussioni talmudiche, è che Maria e Giuseppe, abitando lontano da Gerusalemme, per chi di voi fosse stato in Israele ha presente Gerusalemme in Giudea e Nazareth in Galilea, un percorso che col pullman oggi facciamo in un paio d'ore, due ore e mezza. All'epoca di cui stiamo parlando andar bene una settimana, ecco, per cui non è un tragitto che si può fare in giornata andata e ritorno, si poteva fare in giornata andata e ritorno. E allora abbiamo riferimenti nelle discussioni talmudiche per cui chi abita lontano da Gerusalemme può in un solo viaggio assolvere a più di un precetto, anche se l'intervallo temporale è diverso. E allora, considerando che la famiglia di Nazareth non sembra appartenere al ceto medio-alto dei racconti evangelici, e considerando la distanza da Nazareth a Gerusalemme, è ipotizzabile che Maria e Giuseppe abbiano messo insieme la purificazione dopo il parto e il riscatto del primogenito in un unico viaggio che permette di assolvere entrambi i precetti. Io opterei per questa possibilità, vista la distanza tra Nazareth e Gerusalemme. Poi tutte le altre possibilità sono aperte. Ma questo che cosa ci dice? Ci dice ancora una volta che questa famiglia è una famiglia osservante, è una famiglia che sta dentro la tradizione
del popolo di Israele in maniera precisa. E se volete, mi permetto di fare un aggancio cristiano. Se per voi è importante l'incarnazione, se per voi è importante sottolineare che Maria è madre di Dio, allora anche da un punto di vista cristiano il fatto che Maria si purifichi dopo il parto in senso positivo dovrebbe avere un'amplificazione ancora maggiore, perché se ogni donna in questo momento, che è quello del dare alla luce un figlio accompagnato da un'emorragia, entra nella sfera di Dio, rileggendo Maria cristianamente, questo avviene in maniera ancora più profonda. E quindi la purificazione ancora una volta è il segno del passaggio da un piano ontologico, quello terreno, al piano della trascendenza, quello divino. Questo dovrebbe portarvi a rileggere anche Levitico 12 in chiave positiva. Perché? Perché in alcune traduzioni italiane precedenti, soprattutto all'ultima revisione della CEI, se controlli mi fai un favore, questo tipo di impurità viene definito come situazione di donna immonda. Chi in italiano legge che la donna, dopo il parto, così come dopo ogni ciclo mestruale, è immonda, come associazione di idee, collega immediatamente con situazione di peccato, giudizio morale, quindi necessità di purificarsi in senso etico. Ma tenete presente che, a parte le confusioni che verranno ingenerate dall'apocalittica giudaica, il significato biblico a livello di Torah, di Pentateuco, di diciamo così, diversità fra l'impurità da contatto col sacro e peccato, sta nel fatto che l'impurità si purifica, il peccato si espia. Quindi purificarsi dal peccato è un concetto che nascerà da Isaia in poi e sarà in un contesto di apocalittica giudaica che rimette in discussione la teologia del patto, dell'alleanza, a favore della teologia invece che mette al centro la fede. L'uomo non è in grado di osservare i precetti, ma se ha fede si salverà. Quindi quello che vi sto dicendo è che proprio sul discorso puro impuro, nella lettura delle scritture ebraiche, è necessario da parte di chi legge le traduzioni in italiano di ricollocare il tutto in un orizzonte che riporta l'impurità nel suo giusto livello e che la riporta quindi in una situazione positiva. Oltre a questo, quindi Maria, che come ogni donna ebrea pone un segno di purificazione per questa ragione, diciamo un'ulteriore conferma dell'osservanza di tutti quelli che sono i precetti giudaici di questa famiglia, li abbiamo indirettamente, se volete, nel collegamento fra il ritrovamento di Gesù fra i dottori a 12 anni al Tempio e il fatto che in Luca 4 si dice tranquillamente che Gesù di sabato, come suo solito, va in sinagoga e chiede di poter leggere e gli viene dato il rotolo di Isaia con il passo che vi conoscete. Ora, se da un punto di vista storico-critico forse qui è un po' più difficile collegare la maturità religiosa alla vita pubblica in sinagoga di Gesù, da un punto di vista giudaico appare chiara una cosa. Primo, perché Luca si riferisce all'età di Gesù in questo momento, quando in tutto il suo Vangelo di età di Gesù non parla? Lo fa due volte Luca: il riferimento alla circoncisione a 8 giorni dalla nascita e il riferimento a questo ritrovamento a 12 anni. In che momento siamo? Nel momento in cui normalmente un ragazzo ancora oggi intensifica la sua preparazione religiosa per accedere a che cosa? Al bar mitzvah, alla maturità religiosa all'interno della comunità, che abilita
i maschi, a poter essere parte attiva della proclamazione sinagogale della scrittura. Oggi lo si fa anche per le ragazze in un altro modo, all'epoca di Gesù lo facevano solo i maschi. Ora, perché a 12 anni nel Tempio? Perché, questo lo sappiamo dalla storia giudaica, in questo periodo i dottori del Tempio erano per lo più farisei e i farisei avevano fatto in modo che la scrittura potesse arrivare a tutti, come attraverso scuole gratuite, in tutti i punti del paese, ma in particolare presso il Tempio, dove le famiglie per le grandi feste tipo Pasqua venivano da una a tre volte all'anno. E quindi approfittavano del periodo in cui si rimaneva a Gerusalemme, in genere una settimana, per poter far completare ai ragazzi presso i dottori del Tempio la preparazione alla maturità religiosa. Io vedo nel contesto narrato da Luca di Gesù in mezzo ai dottori che li ascolta, pone domande e risponde in maniera, a quanto pare, illuminata. Vedo la situazione della scuola, quella che ancora oggi si vive nella Yeshiva, dove lo studio è proprio basato sull'interazione maestro-discepolo all'interno della discussione, domande e risposte. Cioè, dove vedo un Gesù capace di rispondere, non un Gesù che insegna. È un Gesù che si prepara alla maturità religiosa proprio perché in età adulta lo si presenta come colui che in sinagoga può prendere un rotolo e leggerlo pubblicamente. Nessuno avrebbe dato un rotolo della scrittura, anche se i profeti, anche se di valenza minore rispetto alla Torah, ma nessuno avrebbe dato un rotolo sacro a qualcuno non riconosciuto, adulto nella comunità. Quindi, e con questo concludo, quello che io credo sia importante nell'esegesi cristiana oggi è questo recupero di un orizzonte giudaico che dia una chiave di lettura in più sul testo evangelico e che mostri come senza questo contesto è impossibile cogliere il dato biblico nella sua profondità. Per cui io auspico che testi come questo, che accompagnano lo studio storico-critico ad un recupero dell'orizzonte ebraico, diventino sempre più numerosi, per evitare diciamo, una sorta di errore di prospettiva che per molto tempo prima dei tempi recenti è stato praticamente sempre largamente praticato. Errore di prospettiva di che tipo? Il cristianesimo è una sorta di novità che non si lega in particolare a nessuna cultura proprio in nome di tale novità. Io ritengo che se una novità la vogliamo cogliere, lo possiamo fare solo in riferimento a quella cultura all'interno della quale è nata, all'interno della quale affonda le sue radici. Ecco, non esiste quindi una novità cristiana che non abbia radici nel giudaismo. Ecco, per questo sono molto contenta di poter aver unito il mio nome a quello di Borghi in questo lavoro perché ritengo sia una modalità nuova per accostare i Vangeli dell'infanzia e per poter entrare con una chiave di lettura in più. Molte grazie. Nel tuo intervento, che ha un unico difetto, che mi sono venute una serie di dettagli rispetto alle quali faremo notte. Allora, per rispetto nei confronti dei presenti, innanzitutto, Mi hai invitato tu, no, assolutamente, ma infatti. io ne ero consapevole, ero quasi sicuro che mi sarebbe successa una cosa del genere e ne ho avuto la riprova ulteriore, ma si può fare un solo riferimento. Tu parlavi di novità in questo momento, cioè della novità che in ogni caso, certamente, dalle origini cristiane, da questa costola impazzita del giudaismo, dicevano alcuni giudei dell'epoca, riferita evidentemente al Nazareno crocifisso e risorto, ha avuto poi una continuità straordinaria, questo tipo di esperienza. Ma se noi facciamo un riferimento soltanto al cosiddetto discorso della montagna e vediamo che cosa, in quel capitolo quinto di Matteo sono quelle
quelli che per secoli abbiamo presentato come contrapposizioni, fu detto ma io vi dico. E se invece noi stiamo più attenti a quello che è la lettera del testo, ci rendiamo conto che invece di dire ma io vi dico, è sufficiente dire anzi io vi dico, ma non semplicemente per un gioco di congiunzioni, evidentemente, ma perché andando alla radice di quel discorso ci si rende conto che quello che il Gesù evangelico dice in quel passaggio è una serie di affermazioni che vanno alle radici del giudaismo per universalizzare quello che il giudaismo veramente presenta. Ed è tutto evidente che la novità c'è, nessuno può negarlo, nessuno che sano di mente possa negare il fatto che ci sia questa novità. Ma un conto è presentare la novità, mi ricollego a quello che dicevi tu un attimo fa, come una spaccatura, un rinnegamento delle radici. Un conto è presentare la novità, e in questo senso riprendo semplicemente il testo matteano, come un portare a compimento le radici. Questo è un discorso completamente diverso, evidentemente, ma il discorso ci porterebbe certamente lontano. E siccome il mio obiettivo è innanzitutto subito dare la parola a Renzo Petraglio, perché ci permetta di vedere un altro aspetto a partire da questi straordinari capitoli, io non dico più una parola, anche perché presentare Renzo Petraglio è assolutamente inutile, visto che tutte le persone che sono qui presenti lo conoscono e certamente non da oggi. Gli cedo subito la parola, ringraziandolo ancora per essere tra noi. Prego. Bene, anche da parte mia il benvenuto per questa serata. Di che cosa ho intenzione di parlarvi questa sera? Presto detto, una piccola sezione di Matteo, il capitolo 2. Noi siamo in dicembre, poi arriva gennaio, il 6 gennaio c'è l'Epifania, ci sono i magi, poi figurano come i tre re magi, eccetera, sono costruiti dei romanzi sopra. Ecco, la mia intenzione questa sera è quella di fermarmi un momento sul racconto dei magi di Matteo 2. Se una persona ha in mano questo libro, Gesù è nato a Betlemme, basta che prenda la pagina 123 e lì trova i primi versi. Ve li leggo. A pagina 123 in basso. Dopo che Gesù era nato a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco che alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è colui che è stato partorito re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella nel suo sorgere e siamo venuti per adorarlo. Ecco, questa è la traduzione che Ernesto ci fornisce all'interno di questo libro. Due parole su questi primi versi. Ecco, innanzitutto, dopo che Gesù era nato a Betlemme di Giudea, questa è una parola che sarà importante nella narrazione. È vero che all'epoca si poteva confondere un Betlemme con un altro, però qui la parola Giudea, ve la segnalo, c'è nel primo verso, ritroveremo più in avanti Giudei, Giudea, eccetera, più sotto. Quindi, quando una persona ripete una parola più volte all'interno dello stesso racconto, ci sarà un motivo. Cioè, o una persona non è capace di utilizzare dei sinonimi, di girarci in giro facendo delle frasi un pochino lunghe al posto di menzionare quella parola, oppure ci sarà un motivo. In ogni caso, dopo che Gesù era nato a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco che alcuni magi giunsero da Oriente. Ecco, la prima parola sulla quale vale la pena di fermarsi è la parola magi. Ecco, se ad esempio di tanto in tanto si organizzano un po' a ogni latitudine delle feste, delle processioni con i tre re magi, ecco, il testo non ci parla né di re né di tre. Cioè magoi nel testo greco, magi e basta, alcuni magi, non c'è nessun numero, nessuna indicazione, e che siano re, questa è l'invenzione delle riletture che sono state fatte post-bibliche del testo di Matteo. Cosa sono? Chi sono i magi? Ecco, vi ho portato un libro un pochino pesantino, poi ne ho portato anche altri che pensano più o meno allo stesso modo. Ecco, una delle prime attestazioni che noi abbiamo sui magi la troviamo in uno scrittore greco, sì, per sé un turco, ecco, del sud-ovest della Turchia. Si chiama Erodoto. Ebbene, Erodoto ci dà delle informazioni su questi magi, cioè su questi, sulla parola magi. Innanzitutto ci dice che sono una casta sacerdotale dei persiani. Ecco, noi andiamo in Persia, o ritorniamo indietro alla Persia di quel tempo, e lì c'è una casta sacerdotale. Ecco, questo è per sé l'uso più antico della parola magoi in greco.
Poi la parola si è, come dire, ha acquistato significati un po' diversi, nell'ellenismo un pochino più tardo sono diventati magoi, magi, i rappresentanti della teologia, della filosofia, delle scienze naturali che venivano dall'Oriente. Sono diventati maghi e ciarlatani, cioè delle persone che vi fanno passare il sole per la luna, il burro per la confettura, cose di questo genere. Quello che forse ci avvicina un po' di più al nostro racconto di Matteo è il fatto che, ecco, i magi, sono presentati, sempre nello stesso libro di Erodoto, ad esempio, come degli interpreti dei sogni. Ecco, quando così una donna è incinta, ce ne parlava prima, ecco, di queste donne incinte, una donna che ha appena partorito, ecco, magari questi magi intervengono e dicono, ma ecco, siccome è nato in queste circostanze, diventerà primo ministro, presidente della confederazione, che so io, insomma. Ecco, interpreti di sogni e in particolare l'ultimo testo al quale voglio fare riferimento, vi leggo due o tre versi, due o tre righe. Ecco, i magi sempre in Erodoto vengono presentati come interpreti di fenomeni atmosferici, ad esempio interpreti di eclissi. Ecco, nel settimo libro, ecco, noi abbiamo un'eclissi di sole, una giornata splendida, non c'è neanche una nuvola, e poi a un dato punto cosa capita? Che il sole divenne invisibile, pur non essendo il cielo coperto di nubi, anzi perfettamente sereno, e in luogo di giorno divenne notte. E poi allora ecco ci sono questi ufficiali dell'esercito che una volta aver fatto questa esperienza sconvolgente, dopo essersi preoccupati, cosa fanno? Non possono fare altro che chiedere ai magi che senso ha, perché mai si è verificato un'eclissi di sole, perché mai il sole e la luna così si sono nascosti l'un l'altro. Ecco, questo è interessante perché ci fa vedere, ecco, uno dei compiti dei magi, che vengono attribuiti nelle letterature antiche greco-latine ai magi, sia quello così di guardare gli astri. E qui noi abbiamo nel testo di Matteo, dopo che Gesù era nato a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco che alcuni magi giunsero da Oriente. Sì, di solito i magi vengono presentati come persone che vengono da Est, giunsero a Oriente da Gerusalemme e domandavano: dov'è colui che è stato partorito re dei Giudei? Ecco, la traduzione sicuramente riconoscete ai tratti di Ernesto Borghi, perché colui che è stato partorito re è un pochino brutto, però vi segnalo che in greco, se si controlla, c'è un participio passivo, è il partorito re. Sì, noi possiamo pensare a un re che, ecco, non è ancora nato, per intanto la madre è incinta al settimo mese o l'ottavo, che so io. Ecco, possiamo pensare a un re che è morto e qui addirittura si parla di un re, ecco, partorito. C'è proprio questo participio passivo. Quindi il testo è così. Però vi segnalo che, ecco, Ernesto ci è girato un pochino attorno, ha messo colui che è stato partorito. Se avesse tradotto proprio alla lettera sarebbe risultata ancora peggio la traduzione, ve la dico io come sarebbe diventata, il partorito re di Giudei. Pensate che schifo una traduzione così in italiano, una persona si prende due o due e mezzo, non di più. Ecco, però è interessante il fatto, perché se noi lasciamo da parte questo participio partorito, beh, noi ritroviamo la stessa formulazione, con l'articolo nella sua posizione, la formulazione re, l'aggettivo dei, e mi scuso, l'aggettivo, l'articolo al genitivo plurale dei e poi giudei, e beh, la ritroviamo qui nel nostro testo di Matteo 2,2 e poi lo ritroviamo nel racconto della passione. Nel racconto della passione abbiamo di nuovo questa informazione. E pensate, non so, ecco, ve li posso leggere rapidamente questi testi. C'è Matteo 27,11, c'è Pilato che domanda: tu sei il re dei giudei? Il re dei giudei. Chiaro, non mette più il partorito perché ce l'ha lì davanti, è evidente che è superfluo. E questo la prima volta in 27,11. Poi abbiamo in 27, sempre nel capitolo della storia della passione, al verso 29. E lì abbiamo i soldati, no? I soldati di Pilato, i quali deridono Gesù dicendo: oh, rallegrati, ave, no? O re dei giudei. Ecco, chiaro, non c'è l'articolo, c'è una specie di vocativo, re, però la formulazione è tale quale. E poi l'abbiamo due altre volte, e l'abbiamo ancora un'altra volta, in quello che, per dirlo in latino, lasciatemi dire due parole in latino, titulus crucis, cioè
quella specie di cartello che veniva messo sulla croce. Ecco, noi in tutti i quadri abbiamo INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. In Matteo il titolo Crucis dice semplicemente il re dei giudei. Non c'è Nazareno. Bene, è una cosa abbastanza interessante. Nel capitolo 2, ecco, Gesù riceve questa stessa etichetta che poi ritroveremo tre volte nel capitolo 27 nella storia della Passione. Naturalmente qui, ecco, è chiaro che ci vuole l'aggettivo, quel tale che è appena stato partorito, re dei giudei. Per dire come il nostro racconto, Matteo scrive il capitolo 2, sa già come andrà a finire il libro. Dov'è colui che è stato partorito re dei giudei? Abbiamo visto la sua stella nel suo sorgere. Ecco, innanzitutto la sua stella, questo aggettivo possessivo, ma io ho la mia stella, quale se guardo il cielo... questa sera non ho guardato bene, ma ieri sera ce n'erano molte, ecco, qual è la mia stella, non lo so. Ecco, anche qui bisogna mettersi in un'altra cultura, in una cultura un pochino diversa, ecco, all'interno della quale c'era sempre uno che sta quasi vicino a noi di casa, io vengo da Mendrisiotto, a Como, che diceva, ma la gente della classe popolare ritiene che ogni persona abbia una stella, quando nasce, pafate, si accende una stella e quando una persona muore, tira il fiato per l'ultima volta, quella stella lì si spegne, ma questi sono della gente di poca cultura. Così diceva Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia. Però se poi noi leggiamo anche testi di persone di alta cultura, e vi ho portato un altro libro, vi leggo solo un piccolo particolare, Orazio, che è un uomo di grande cultura, cosa ci presenta nelle sue epistole? Ci presenta un racconto dove dice, ma ogni uomo sì, ha la sua stella, ha la sua stella e poi in base alla sua stella fa delle cose belle, fa delle cose brutte, fa delle schifezze, c'è una persona che è un lazzarone perché ha la stella del lazzarone, ci sono delle persone che lavorano come negri da mattina alla sera e anche durante la notte, perché la loro stella è quella lì, un po' deresponsabilizzante, ma così vi leggo due o tre versi di questo Orazio, quindi nelle sue epistole, il secondo libro, verso 187. Arriva. Ecco, dice, perché mai? Ci sono due fratelli. Uno, sì, preferisce darsi così, al bel tempo, al gioco, profumarsi con unguenti prodotti dai palmeti, palmeti di Erode, notate la precisazione. L'altro, pure ricco, è fastidioso a se stesso, insomma, lavora accanitamente fino a sera e dissoda, addirittura con le fiamme e con l'aratro un campo incolto, quindi prima così brucia le sterpaglie e poi passa con l'aratro. Ecco, perché? Perché ecco, ogni persona ha ecco, una stella che lo governa dalla nascita e poi quando una persona muore, paffate, la stella si spegne, buonanotte. Dico... Plinio di Como, dice quella la persona, così pensano così le persone di scarsa cultura, ma Orazio insomma lì ce la presenta e non dice questa è una schifezza. Ebbene Matteo, non so se pensasse anche lui nello stesso modo, proprio che ogni persona abbia una stella che si accende alla nascita e si spegne al momento della morte, però ci presenta dei magi che dicono abbiamo visto la sua stella nel suo sorgere, siamo venuti per adorarlo. E il... Sempre per questo verso 2 mi devo fermare 4 minuti, 4 su adorarlo. Ecco, vi segnalo, beh, innanzitutto cosa c'è in greco, mi dite, e chi se ne frega. Però in greco c'è il verbo proskuneo. E vi segnalo che il verbo kuneo è facile da sapere perché in tedesco esiste küssen, che vuol dire baciare. Ebbene, proskuneo cosa vuol dire? Vuol dire baciare. E allora anche qui torna buono Erodoto, perché Erodoto ci fa un raccontino e dice, ma in Persia hanno di quelle abitudini, quando due persone si incontrano e sono tutte e due sullo stesso piano, si baciano sulla bocca. Quando due persone si incontrano e uno è un pochino più su, ecco, lui è il sindaco, io sono il vice sindaco, è un esempio, ma se potete fare altri, o si baciano sulle guance. Quando invece una persona incontra l'altra e l'altra persona è immensamente più grande, più importante, allora ecco cosa fa una persona? Allora questa persona letteralmente si prostra e abbraccia la terra, bacia la terra.
Riconosce l'altro come, così come la divinità, come il mondo, come il tutto. Ecco, questa è la parola che sta dietro al nostro testo. Ebbene, è interessante che qui è la prima volta che nel Vangelo di Matteo si impiega questo verbo, e guarda caso questo verbo è quello che i nostri magi, che vengono dall'Oriente, dalla Persia, come ci diceva il passo di Erodoto, ecco quello che questi magi hanno intenzione di fare. E poi vi segnalo, se andate avanti a leggere, ritroverete, forse non arriviamo stasera a leggere tutto, ma nel racconto dei magi questo verbo si usa 3 volte. Perché prima, ecco, i magi hanno questo progetto, e poi c'è Erode, ma diteci dove è nato, che anch'io voglio venire e buttarmi a terra, prostrarmi, riconoscere questo bambino come la divinità, come il mondo, come il tutto. E poi la terza volta invece saranno i magi che lo compiono. Ecco, questo per quanto concerne le prime righe del nostro testo. Sul resto vado via più svelto, il resto dal verso 3 in avanti, allora bisogna sfogliare il libro e arrivare a pagina 128, perché lì abbiamo il seguito della traduzione. Udendo queste parole, il re Erode fu profondamente turbato, e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui era nato il Messia. Gli risposero a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei assolutamente il più piccolo tra i capoluoghi di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà pastore del mio popolo, Israele. Ecco, cosa dire su questo testo? Allora, innanzitutto il fatto che Matteo, nella sua narrazione, comincia a dire: Erode fu profondamente turbato. Praticamente anche qui c'è un verbo al passivo, ecco, fu sconvolto fin dalle viscere, per così dire, non radicalmente. In italiano c'è una condizione che i filosofi chiedevano, i filosofi antichi dicevano, ecco, bisogna raggiungere la tarassia, l'imperturbabilità, tarassia. E qui invece no, questo Erode invece viene turbato, etaraste, turbato profondamente e intensamente. E poi lui, ma non solo lui, ma anche tutta Gerusalemme con lui. E notate il particolare, tutta Gerusalemme, tutta la città. Anche la formulazione tutta la città è una formulazione che ritroveremo più in avanti. Nel capitolo 21, quando Matteo, sempre nel Vangelo di Matteo, quando Matteo ci ricorda e ci racconta l'entrata di Gesù in Gerusalemme, ci dice: e seisse pasae polis, quindi tutta la città fu presa da un sisma, come un terremoto, uno tsunami. Il verbo è diverso, però la formulazione è stessa, tutta Gerusalemme e qui tutta la città. Perché nel seguito del nostro testo vedremo, c'è il racconto di Matteo 2 che anticipa il racconto della passione. Gesù entra come messaggero di pace e Gerusalemme viene presentata come una città che rifiuta questo messaggero di pace che, al posto di venire a cavallo come tutti i guerriglieri, viene a cavallo di un asino. Allora, fu profondamente turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti i capi dei sacerdoti, gli scribi dei popoli. Interessante, dunque, qui abbiamo che cosa? La classe sacerdotale, i capi dei sacerdoti, gli scribi del popolo. E quello che è interessante è il verbo riunire. Perché anche qui, io ho proprio controllato quest'oggi, il verbo riunire è interessante. Ecco, che cosa capita? Capita in Matteo, il capitolo 26, al verso 3, che questi qua si riuniscono per far fuori Gesù. Ecco, una volta al verso 3, una volta al verso 57, nel capitolo successivo la stessa cosa, addirittura nel capitolo 28, quando si tratta a un certo punto, cerchiamo di disporre dei soldi così per fare in modo che le guardie tacciano, eccetera, c'è lo stesso verbo. È il verbo che Matteo utilizza per indicare così un progetto, una riunione per eliminare Gesù di Nazareth. È interessante la cosa. Leggevo questa sera un commentatore degli Stati Uniti che diceva, ecco, se Gerusalemme qui fa una brutta figura, perché appare, e poi sarà confermato, Erode e chi verrà dopo, come il potere che vuole eliminare quel tale, il partorito re dei Giudei, ecco,
per fortuna così Betlemme viene presentato in un modo diverso, viene presentato come lo spazio nuovo che Dio crea. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro sul luogo in cui era nato il Messia. Gli risposero: allora, sì, l'idea è quella, ma vi voglio dare io l'indicazione. Non avete sulla macchina l'indicazione per trovare la scuola di Camaiolo? Ecco, ve lo dico io dove si trova la scuola di Camaiolo. No, no, qui l'idea apparentemente è quella di dire: ecco, vi do delle informazioni e poi queste informazioni mi serviranno per eliminarlo. No? Questo lo si saprà leggendo il seguito. Poi è interessante, no? Gli altri, le persone intervistate da interrogate dal nostro Erode, gli risposero: a Betlemme di Giudea, abbiamo visto Betlemme di Giudea al primo verso, Betlemme di Giudea perché così è stato scritto per mezzo del profeta, e tu Betlemme, terra di Giuda, di nuovo, non sei assolutamente il più piccolo fra i capoluoghi di Giuda, da te infatti uscirà un capo che sarà pastore del mio popolo Israele. Sì, è interessante questa formulazione. Questa formulazione, sì, se una persona dovesse, un docente di teologia biblica dovesse dare una nota a questo verso 6 e 4 e mezzo, così per generosità, ecco perché di fatto cosa fa Matteo? Mette insieme due testi. Mette insieme un testo di Michea, il capitolo 5, e mette insieme un testo del secondo libro di Samuele, il capitolo 2. Non è l'unico caso, ce ne sono parecchi di casi all'interno del Vangelo di Matteo dove capitano delle cose un pochino simili. Però ecco, aggiungo un particolare, soprattutto per delle persone che utilizzano il computer. Ecco, nel computer c'è il copia e incolla. Gli scrittori del Nuovo Testamento, quando fanno il copia e incolla, fanno un copia e incolla speciale, un copia e incolla con modifica. Non è il caso, ecco, di vedere questo nei particolari, però l'Ernesto a pagina 131 ha detto che il testo ebraico di Michea dice così, la traduzione greca di Michea dice così, Matteo dice cosò, insomma, quindi già il testo di Michea viene un tantino modificato, e poi anche il testo di 2 Samuele 5 viene un pochino modificato per certi motivi che però non vi illustro perché il tempo passa, sono già le 9:20 e voglio arrivare alla fine nel giro di 3-4 minuti. Il seguito del testo lo troviamo sempre nel libro a pagina 132 e poi a pagina 135. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate, informatevi con esattezza del bambino e quando l'avrete trovato fammelo sapere perché anch'io venga e lo adoro. Unite le parole del re e si partirono. Quindi ecco, abbiamo il potere politico che ha come progetto l'eliminazione di qualcuno, però dall'esterno bisogna dare l'idea di essere così aperti, addirittura andrò anch'io a prostrarmi davanti a questo neonato, questo partorito re che mi è in concorrenza, mi fa la concorrenza. E poi alla pagina 135 abbiamo l'ultima sezione del nostro testo, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Vedendo la stella si provarono una gioia molto molto grande. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e cadendo in ginocchio si prostrarono adoranti davanti a lui. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non dirigersi nuovamente da Erode, per altra via ritornarono al loro paese. Ecco, qui mi basta fare un'osservazione. Beh, è un po' autobiografica. L'altra sera io facevo una passeggiata con una signora nei paraggi di Gerrapiano e mi dice: ah, sai Renzo, nel libro di Brown, La nascita del Messia, ecco, cosa si dice? Si dice, commentando questo testo, che insomma è interessante, questi magi che vengono dall'Oriente, che hanno così la cultura dell'astronomia eccetera eccetera, riescono a intravedere qualche cosa della salvezza che Dio compie nella storia, poi hanno bisogno di ricorrere a qualcuno che legga loro la Bibbia e poi tornano a casa camminando sulla loro strada e non hanno più bisogno di altro. È abbastanza interessante come suggerimento, me l'ha dato la Maria Pia, che giù adesso diventa rossa, non è meglio che non ne parli,
Il testo in fondo ci fa vedere, ecco, come funziona il nostro racconto. E concludo. Il nostro testo in fondo ci presenta, sì, un passo importante che anticipa quello che sarà poi il messaggio di fondo nel Vangelo. Il Vangelo di Matteo è un Vangelo dove abbiamo una comunità mista, con persone che vengono dall'ebraismo e delle persone che vengono dal paganesimo, e Matteo cerca di cucire insieme, di fondere insieme, di fare in modo che gli uni e gli altri si rispettino. C'è un libro scritto da un cinese al riguardo, poi l'ha scritto in tedesco, è stato pubblicato a Friburgo qualche anno fa. Ecco, e Matteo anche qui cosa fa? Cerca di farci vedere che, cosa capita. Noi abbiamo la prima venuta dei pagani verso il Messia di Israele. E d'altra parte abbiamo, almeno da parte di Erode e della classe dirigente, ecco, delle persone che rifiutano. Un rifiuto che anticipa la passione. I magi, ecco, come pagani che si prostrano davanti al partorito dei giudei, e questo anticiperà nel racconto di Matteo il comportamento delle donne la mattina di Pasqua, Matteo 28, il comportamento dei discepoli, anche se alcuni dubitarono, si prostrarono davanti a Gesù risorto. E il testo ci presenta questo, l'apertura, con una comunità dove, ecco, gli uni e gli altri, persone legate all'ebraismo, persone che invece hanno origini al di fuori, ecco, si incontrano e si riconciliano. E penso che possa essere interessante questo. E poi l'ultima cosa, ma questa è per me, ecco, quando leggevo sempre Brown, dicevo, ma Brown mette in evidenza il fatto, il paradosso. Ecco, le persone che leggono la scrittura e non vogliono adorare il neonato re. Ecco, c'è da sperare che, ecco, le letture che facciamo, le letture che io faccio, ecco, non siano così qualche cosa che ci impedisce di riconoscere questo neonatore. Grazie. Molte grazie. Prego. Senza rubare tempo all'autore, volevo solo sottolineare una cosa. Renzo Petraglio stava parlando di copia e incolla nei Vangeli. Io vorrei solo ricordare che questo copia e incolla risponde a una tecnica tipicamente ebraica, quella del Midrash, il cercare delle relazioni all'interno del canone delle scritture. Ci sono studi al riguardo molto interessanti, come le pubblicazioni che ha fatto recentemente Mello per Archicaion. Anche su questo abbiamo un elemento in più per dire forse l'orizzonte giudaico che ci può permettere di cogliere questo copia e incolla. E la seconda cosa, mi pare evidente da quello che ha sottolineato Petraglio a quanto ha scritto Borghi, che la nascita a Betlemme sembrerebbe rispondere più a esigenze teologiche che storiche, il collegamento con Re Davide. Io qui apro solo una domanda, come fa il libro, ma Gesù è nato veramente a Betlemme, nel senso che, io dico solo questo, dal punto di vista di quelli che erano gli obblighi civili dell'epoca, non era necessario che tutta la famiglia da Nazareth andasse verso Gerusalemme per il censimento, bastava il capofamiglia. E allora Betlemme è un luogo storico-geografico o un luogo teologico? E qui la domanda la rimando all'autore. Ovviamente non l'autore della parola di Dio in quanto Padre Eterno, perché nel caso specifico io avrei qualche difficoltà a rispondere, ma all'autore nel senso di chi ha cercato, direi come i colleghi hanno fatto variamente, leggendo da varie angolature questi testi, di rispondere a qualche domanda. Ecco, a me pare che il tema sia molto importante, molto suggestivo. Se noi andiamo per immagini, per brevi, brevissimi quadri rispetto a questi racconti, vediamo come il parallelo tra i brani, Luca da una parte e Matteo dall'altro, viceversa, è davvero straordinario. Sono testi composti in ambiti geografici e culturali diversi, per tanti aspetti lontani, e hanno dei parallelismi straordinari. Pensate all'Annunciazione a Maria da una parte, l'Annunciazione a Giuseppe dall'altra, Luca 1 da una parte, Matteo 1 dall'altra.
Pensate a quello che è il riferimento al testo che Renzo ha commentato, quindi la scoperta di colui che è partorito re dei giudei fatta dai magi, e dall'altro lato la rivelazione innanzitutto ai pastori. Matteo 2 da una parte, Luca 2 dall'altra. Se noi ci soffermiamo solo su quest'ultima coppia di immagini, qual è il comune denominatore? Che né i pastori né i magi sono i credenti fondamentali dell'epoca. Non sono di ambito giudaico nel senso templare specifico dell'epoca i pastori, e meno che mai lo sono i magi. Eppure la rivelazione di colui che è Dio, viene presentato come tale, l'incarnazione, avviene rispetto a chi? A chi è fuori da questo tipo di logica dell'epoca. E questo è un dato molto interessante, al di là di qualsiasi commento che noi possiamo fare. Ma i riferimenti poi ci possono essere ancora ulteriori. Quante volte noi ancora oggi sentiamo qualcuno che ci racconta che per esempio il Magnificat, quello straordinario inno che è nell'esperienza liturgica plurisecolare della Chiesa e che viene ripreso in varie forme, in vari contesti, ecco, ancora qualcuno c'è in giro che è pronto a giurare che quelle parole siano parole direttamente dipendenti e discendenti dalla bocca di Gesù. E questo è assolutamente infondato dal punto di vista storico-culturale. Ma non perché si voglia sminuire la figura di Maria, sulla cui fede non c'è alcun dubbio, mi pare che sia elemento davvero qualificante, lo si vede da tutti i punti di vista. Ma perché? Proprio perché viene da una tradizione precedente a lei e precedente, a maggior ragione, all'Evangelista, che è molto interessante vedere come l'asse di quel testo si inserisce perfettamente nella rivelazione della vita di questa donna straordinaria, che non ha bisogno di essere messa su chissà quale piedestallo per avere una grandissima importanza. Fate pensare a un dato che mi ha fatto molto riflettere. Tutte le professioni di fede fondamentali, che noi pensiamo alla professione di fede, si dice tecnicamente niceno-costantinopolitana, cioè il testo lungo che noi tutte le domeniche, quando partecipiamo all'Eucaristia, proclamiamo. E pensiamo invece alla professione dei precedenti, il cosiddetto simbolo apostolico. In nessuno dei due testi si dice niente sulla eterna verginità di Maria. Non si dice niente da questo punto di vista. E sono testi che hanno il simbolo apostolico da una parte e l'altro dall'altra, direi molti decenni di distanza l'uno dall'altro. Dove è entrato questo discorso della eterna verginità di Maria, sempre vergine Maria? Nelle preghiere eucaristiche, per esempio. Nelle preghiere di consacrazione. Ma è chiaro che sono testi dal punto di vista del fondamento delle origini cristiane meno significativi e meno fondali di quanto non siano le due professioni di fede. Infatti noi alle professioni di fede facciamo riferimento, non ad altro. Allora, mi sono permesso di fare questi esempi, non perché voglia fare, come si dice, l'elefante nel negozio di cristalli o voglia creare chissà quali difficoltà, ma perché basta vedere questi riferimenti per capire come certe nostre tradizioni hanno, aggiunto elementi nei secoli che non sono minimamente necessari per dare una grande importanza alle figure di partenza che abbiamo citato. Renzo ha citato più volte il testo di Brown. Brown è uno dei più grandi esegeti, direi cattolici e non solo cattolici, del XX secolo, senz'altro della seconda parte del XX secolo. Bene, Brown, in un monumentale volume di introduzione al Nuovo Testamento, ha detto una cosa che all'epoca aveva suscitato una polemica impressionante, secondo alcune fonti, soprattutto negli Stati Uniti. Allora, Brown dice in sostanza questo: il presepe è certamente una grande creazione di Francesco d'Assisi e del suo ambiente, e nessuno di noi può sminuire l'importanza del presepe, ma noi non dobbiamo scambiare la fonte con il risultato, cioè non dobbiamo dire che il presepe creato da Francesco d'Assisi è la unica, fondamentale interpretazione di quello che è successo in quei momenti della nascita di Gesù e nei momenti subito successivi. È un'interpretazione. Infatti nel presepe che noi costruiamo tutti gli anni, nelle nostre case, in tanti altri ambienti, ci sono elementi che quei testi dei Vangeli che stiamo commentando questa sera non c'entrano nulla. Voi di asini e di buoi, per esempio, non avete traccia, se non nei testi apocrifi. Voi della cosiddetta casa particolarmente povera
non avete riferimento certamente in Matteo e meno che mai in Luca. Sono riferimenti che si sono accumulati nell'interpretazione che ne è stata data. Allora, se noi dobbiamo fare un lavoro che sia importante per la fede di tutti, oltre che per la cultura di tutti, che vada alle origini di questi discorsi, e dobbiamo tenere conto, io credo, giustamente di quello che i testi in sé dicono. Testi che ci superano tutti, è evidente. Tutti noi siamo oltrepassati dalla ricchezza straordinaria di questi brani. Ma nello stesso tempo, alle radici, io credo che noi dobbiamo andare. Non voglio dilungarmi molto, ma pensate, per esempio, salto da un elemento all'altro, a un testo che mediamente in tante letture viene saltato a piedi pari, come la genealogia di Matteo. I primi 17 versetti del Vangelo secondo Matteo mediamente sono considerati una noia mortale, quindi vengono saltati in tante occasioni formative. Ecco, se noi avessimo la pazienza di leggere versetto per versetto quell'elenco che sembra assolutamente, come dire, trascurabile, ma ci renderemmo conto di qualche cosa di straordinario. E cioè che alle origini di quella lunga serie di generazioni, evidentemente simbolica, che porta però alla figura di Gesù, c'è tutto e il contrario di tutto. Cioè c'è la grande esperienza di fede di vari tornanti e tante situazioni complesse di stranieri, di persone in difficoltà, di persone che avevano grossi problemi nella possibilità di condurre un'esistenza serena. Questo da testimoniare che cosa? Che fin dai testi originari, gli evangelisti, Matteo nel caso specifico, che cosa voleva sottolineare? Che alla base delle generazioni che portano in modo culminante alla nascita di Gesù di Nazareth, Gesù il Cristo, nella lettura che arriva dalle origini, dalla nascita alla morte e risurrezione, c'è una vivacità di esistenza, una problematicità e complessità di esistenza che è molto più vicina ai nostri tempi di quanto mediamente noi crediamo. Noi molto spesso abbiamo creato una specie di una serie di immaginette che mettiamo una in fila all'altra attaccate nei posti più belli, più cari che noi abbiamo, ma che poi molto spesso con la nostra vita c'entrano relativamente poco. E invece lo vediamo anche da questi quattro capitoli, che sono Vangelo, cioè che sono l'annuncio della bellezza e della bontà e dell'amore di Dio per gli uomini. Ecco, noi ci rendiamo conto che i riferimenti alla vita delle persone, i riferimenti al crescere dal punto di vista nella logica di una vita il più possibile bella e buona, davvero sono moltissimi. Ecco, volevo concludere leggendo un brano, questa sera abbiamo letto più fonti di tradizione antico testamentare, rabbinica, di tradizione extra biblica, pensate a Erodoto, pensate a Orazio, pensate ad altre figure. Ecco, nella tradizione dei padri della Chiesa, Origene è certamente una figura di grande rilievo. Origene, nella sua omelia terza sulla Genesi, scriveva, e siamo, dobbiamo riconoscerlo, a molti secoli di distanza da noi, e anche a qualche secolo di distanza dall'esperienza di Gesù di Nazareth. A che cosa serve che io dica che Cristo è venuto soltanto nella carne che egli ricevette da Maria, se non manifesto che è venuto pure nella mia carne? Cioè, che senso ha che io parli di questa figura se non mi interpello e mi chiedo che cosa vuol dire questa nascita nella mia esperienza di vita, nella mia esperienza quotidiana, giorno per giorno, momento per momento? Allora, è chiaro che, è un tentativo di piccola risposta a quello che è la domanda fatta dalla professoressa Bartolini, Gesù è nato a Betlemme? Probabilmente no, dal punto di vista della nascita in quanto tale, perché teologicamente era fondamentale metterlo nella continuità con Davide e quindi collocarlo a Betlemme. Verosimilmente a Nazareth è nato, ma che sia nato a Nazareth o che sia nato a Betlemme, pur nella importanza storica di questo discorso, qual è l'elemento qualificante? Chiedersi qual è il ruolo che questa nascita ha, non solo per la storia del mondo dal primo secolo dopo Cristo in poi, ma la rilevanza che ha questa nascita per la nostra vita qui e ora. Allora, questo mi pare un dato assolutamente fondamentale, che non vuol dire che allora io non mi occupo della dimensione storica e faccio solo un discorso di fede religiosa. Non è questo il punto. Secondo me perlomeno, e credo che i colleghi siano d'accordo su questo argomento.
Il punto è avere una percezione di quello che storicamente sono gli elementi qualificanti e poi vedere che cosa le generazioni prime cristiane, gli evangelisti, hanno fatto per riesprimere la loro fede e l'esperienza fatta a contatto con il Nazareno crocifisso risorto rispetto anche ai primi momenti della nascita, meglio, precedenti e poi successivi alla nascita di Gesù di Nazareth. Io so bene che in certi contesti fare questi discorsi suscita ancora delle reazioni più o meno inconsulte, nel senso che, come si dice, senza considerare questi elementi, talvolta si guarda a queste affermazioni come se fossero le affermazioni di chi vuole profanare chissà che cosa. E forse invece non ci chiediamo davvero, e io mi auguro perlomeno che tante omelie della notte di Natale servano non ad allontanare ulteriormente le persone perché sentono cose melense e insostenibili, ma ad avvicinarle di più a tutta una serie di riflessioni su questi temi. Allora la persona si chiede, ma, concludo, che cosa è il significato di fondo di questi capitoli? Che tra l'altro sono stati tra i più recenti collocati nelle versioni evangeliche, perché come tutti sappiamo i Vangeli sono stati scritti dalla fine all'inizio, non dall'inizio alla fine. Cioè partendo dall'esperienza della passione, morte e risurrezione e rivedendo le esperienze precedenti a partire da quella culminante visione e da quel culminante evento. Ecco, allora, che significato possono avere per la cultura e la nostra vita? Ecco, mi pare che questa possa essere una domanda, non tanto una risposta, ma una domanda. E queste pagine che ho scritto insieme ad altri, insomma, hanno tra l'altro lo scopo di tentare di dare una serie di elementi di risposta, non andiamo oltre, elementi di risposta a tutta una serie di domande. E domande che poi ci portano ad andare ulteriormente avanti, andare in altre direzioni. A partire dal dato che la fede nel Dio di Gesù Cristo è assolutamente centrale. E fede nel Dio di Gesù Cristo significa fiducia che questo amore di Dio non sia una presa in giro. Cioè che l'amore di Dio per gli esseri umani e la possibilità che tra loro gli esseri umani vivano in questo modo sia il senso fondamentale della vita che anche da questi testi emerge. E allora questo non sottovaluta Betlemme rispetto a Nazareth, non sottovaluta la stella rispetto alle scritture, non sottovaluta il fatto che i pastori tutto sommato abbiano una grande gioia ma vadano a verificare che se quel che è stato detto loro dagli angeli effettivamente si verifica, si è attuato. Ma tutti questi elementi vanno veramente in un'unica direzione e poi certamente ciascuno è libero di leggere questi testi secondo quanto gli pare che questi testi facciano emergere. E qui mi fermerei qui come riflessione generale. Ecco, ci fossero domande, interventi, richieste di riflessione, abbiamo qualche minuto ancora e possiamo insieme condividere questo momento. Sì, prego. Allora, per il cristiano di oggi, comunque, è molto difficile, diciamo, avvicinarsi all'interpretazione storico-critica che lei utilizza nel suo libro, no? Il cristiano di oggi piuttosto è abituato alla fede, quindi è abituato ad avere come cari dei termini Betlemme oppure altre cose. Come bisogna avvicinarsi al suo libro? Adesso perché comunque lo considero un libro molto aperto, con tante direzioni, con tanti orizzonti, che vuole aprire tanti orizzonti. Quindi il cristiano di oggi, nella situazione in cui ci troviamo, come dobbiamo avvicinarci al suo libro? Perché lo considero uno dei pochi libri che vanno in questa direzione, nella teologia, nell'interpretazione storico-critica che si fa oggi, no? Uno dei rari libri, dei rarissimi libri che appaiono. Dunque, io penso che ci siano tutta una serie di testi che ormai da almeno 20-25 anni affrontano anche in modo molto più tecnico di quanto io abbia cercato di fare in queste pagine il tema per sottolineare quali sono i nuclei storici su cui gli evangelisti si sono fondati per arrivare a questi testi. Allora, faccio un esempio soltanto, il famoso censimento a cui si faceva riferimento prima.
e la presenza di Quirinio come governatore della Siria in quel momento. Allora noi facciamo una serie di verifiche storiche e ci rendiamo conto che Quirinio in quel momento, in quella zona del mondo, quel che si dice non l'ha fatto. Può essere stato presente per svolgere una funzione in qualche modo analoga, certo, questo si può affermare, ma l'assoluta veridicità su queste cose non l'abbiamo, basta vedere i testi alla mano, non c'è. Luca all'inizio del suo Vangelo sottolinea il suo sforzo di essere stato molto attento alle fonti, di essere stato molto rigoroso, di aver rispettato la verità dei fatti in tutto e per tutto. Sì, certo, ma con i criteri del primo secolo dopo Cristo però. E noi non possiamo fare lo sforzo sempre di leggere il primo secolo dopo Cristo con i criteri del ventunesimo, perché questo è storicamente anacronistico e nello stesso tempo non ci aiuta ad andare lontano. Però i problemi assolutamente si pongono. Ne pensi alla questione della stella, la famosa cometa che guida i magi. Che cosa vuol dire un discorso del genere? Quando ormai è da molti decenni, potremmo dire qualche secolo, noto che la dimensione, il passaggio degli astri, il movimento degli astri non può verificarsi da nord a sud, ma semmai da est a ovest, dal punto di vista astronomico. Allora, il rischio che, se posso adoperare un'espressione un po' banale, gettiamo via anche il bimbo insieme alla cosiddetta acqua sporca è molto forte, cioè il rischio che noi scarnifichiamo tutto per togliere tutti questi elementi, che ci resti poco, è un rischio obiettivo. Io resto dell'idea che invece noi dobbiamo tener conto degli elementi che sono storicamente fondabili e nello stesso tempo andare al cuore delle questioni. Allora io sono molto d'accordo con quello che lei diceva sul fatto che oggi ci sono una serie di questioni che noi dobbiamo porre. Il rischio è che detti tre elementi che non sono storicamente fondati, allora tutti il libro venga chiuso, non il mio evidentemente, ma il testo evangelico, e si dica sono tutte fandonie, tutte chiacchiere, tutte storie, storie nel senso negativo del termine. Invece, quello che noi su cui dobbiamo insistere assolutamente sono i dati di carattere, direi, esistenziale che nel testo emergono con assoluta chiarezza. Allora, io a mio figlio di 10 anni, tanto per fare un discorso diretto, concreto, che cosa dico rispetto a questi racconti e rispetto a quello che i racconti dicono, fondamentalmente? Io posso dire che probabilmente Gesù non è nato a Betlemme, certo. Posso dire che verosimilmente, quando parliamo di stella, si fa riferimento piuttosto all'idea che la natura e la scrittura insieme combinano per essere una testimonianza della nascita di Gesù. Certo, posso dirlo. Ma quello che io devo assolutamente far passare, e mi scuso se sottolineo l'avverbio assolutamente, a mio figlio piuttosto che a qualsiasi altro bambino, piuttosto che agli adulti, è che questi 4 capitoli sono con le categorie culturali dell'epoca in cui sono stati scritti, un modo per dare il fondamento iniziale a quello che è il vero Vangelo, la vera notizia straordinaria, e cioè che l'amore di Dio si è incarnato, si è realizzato in Gesù Cristo, che non ha fatto in Gesù di Nazareth, che non ha fatto altro che occuparsi degli esseri umani per tutta la sua vita, e se ne è occupato così a fondo che piuttosto di fare altro ha accettato senza motivo di sua responsabilità di andare in croce e di porsi in questa prospettiva. Adesso io mi scuso, ho riassunto un po' il concetto, ma credo che su questo noi dobbiamo insistere, non sui dettagli di carattere più o meno tradizionale, più o meno, e lo dico in particolare a pochi giorni da Natale, perché noi avremo una grandissima opportunità a tanti livelli per ritornare su certi temi e per allargarli davvero in tante direzioni, scherzando ma senza tanta ironia in realtà. Io ho detto, scritto sia qui sia altrove, che se noi riuscissimo, per esempio, nella devozione mariana, a mettere la sordina, cioè a ridimensionare sempre di più, parlo in questo momento della devozione mariana di ambito innanzitutto cattolico, una preghiera come Salve Regina, e a dare un'importanza crescente e maggiore al Magnificat, otterremmo 3 risultati nello stesso tempo. Innanzitutto ci libereremmo di una preghiera, o comunque ridimensioneremmo una preghiera che in molti passaggi è veramente una controtestimonianza nei confronti di qualsiasi elemento evangelico, perché la valle di lacrime, obiettivamente, non mi pare esaltante da questo punto di vista. In secondo luogo riusciremmo a dare centralità a Maria e alla sua fede straordinaria e a quanto la fede può incidere nel cambiare le ingiustizie nel mondo.
E in terzo luogo, ci vorrebbe tempo evidentemente, ma aiuteremo le persone a capire che tutta un'attenzione a Maria è fondamentale, nessuno mi pare cristianamente dire il contrario, ma a condizione che noi ne facciamo un discorso che sia evangelicamente fondato. Adesso non so se ho risposto alla sua domanda, ma cioè mi pare veramente che noi abbiamo talvolta, come posso dire, perdiamo il nostro tempo a occuparci di cose che sono assolutamente secondarie e nello stesso tempo, non perché noi abbiamo capito nel XXI secolo chissà che cosa, assolutamente, noi siamo solo un anello di una lunghissima catena che verosimilmente ne avrà tanti altri dopo di noi. Però cerchiamo di mettere in campo le possibilità che la cultura in cui siamo inseriti ci offre senza far, non so se sono riuscito a spiegarmi, ma senza far perdere minimamente di vista la importanza della fede per la vita delle persone. Ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi. No, vorrei aggiungere una cosa da lettrice esterna. Cioè, la cosa che qui fa molto piacere cogliere è che nelle linee di sintesi che voi trovate alla fine di ogni capitolo si cerca, poi mi sono interpretato bene, ma si cerca in qualche modo di passare dall'analisi esegetica del testo scritturistico a una teologia biblica che diventa anche fonte di spiritualità, che in qualche modo bypassa delle devozioni che oggi con coraggio bisognerebbe rimettere in discussione. Direi che questo è anche un passo verso quel recupero della visione canonica di tutti i testi scritturistici che una certa esegesi storico-critica troppo radicale aveva un po' perso di vista, per cui si frantumava il testo senza più riuscire a ritrovare l'unità. La proposta che fa lui è invece una proposta che, pur partendo da un'analisi rigorosa del dato scritturistico, non perde mai di vista l'orizzonte canonico e propone una teologia fonte di spiritualità. Ecco, quindi è una via che anche dal mio punto di vista è non solo fedele al dato biblico, ma richiama una continua attualizzazione che non ha bisogno di una serie di devozioni che forse hanno avuto il loro senso in determinate epoche, ma che oggi forse possono essere messe tranquillamente in discussione. Io sono stato intervistato in una scuola elementare a qualche settimana fa, a partire da questi temi, da 8 bambini di quinta. E questa intervista sarà trasmessa da Strada Regina in occasione di Natale. Io sono rimasto molto stupito e molto ammirato, non so la resa quale sia stata, giudicheranno coloro che avranno la possibilità di vedere quel programma, ma veramente stupito da quanto i bambini da un lato, insieme ai loro insegnanti, facessero delle domande variamente, ma come fossero molto coinvolti in questo tipo di... Perché, ora ripeto, avendo un figlio di 10 anni non faccio fatica a crederlo, ma nello stesso tempo è molto interessante vedere come certi temi si pongano a vario livello. Ecco, dico solo un'altra cosa, nel Cattolicino nelle prossimi mesi, tra febbraio e marzo, ci sarà la Madonna Pellegrina itinerante di vicariato in vicariato. Allora, è una grande opportunità che non si può lasciare cadere semplicemente riproponendo quello che nei decenni è stato fatto, perché sarebbe davvero un'occasione sprecata. Può essere una grande opportunità per riflettere su certi elementi di carattere radicale e far fare un salto di qualità a certi tipi di proposte. Allora, cioè, noi tutti saremo impegnati in questa direzione a tanti livelli, credo che tutti potranno fare le loro scelte, anche perché c'è una grande importanza, un altro dato che dobbiamo sottolineare, l'importanza ecumenica di certe scelte. Allora, se io mi chiedo, come cristiano di denominazione cattolica, qual è il cuore fondamentale di questi testi, e in particolare poi della figura di Maria, in questi testi, devo veramente andare al cuore del problema, ma non semplicemente per un dialogo buonista nei confronti di chi cattolico non è, ma per vedere quali sono gli elementi comuni che ci fanno essere non innanzitutto legati alla singola denominazione, ma tentativi di discepoli di Gesù Cristo passo per passo, momento per momento. Questo mi pare un dato assolutamente fondamentale.
grazie per la serata e per l'incontro. L'unico neo che stavo pensando, diciamo, capisco benissimo di ristabilire il Magnificat, che veramente dovrebbe essere una visione non solo ecumenica ma evangelica, però il fatto di mettere in discussione, va bene che storicamente quello che vogliamo, Betlemme, Nazareth, perché Cristo potrebbe essere nato a New York, non è che cambi molto, come diceva prima Renzo, deve nascere dentro di noi, dicevo origine, no? E allora questo è il fatto concreto. Però vi chiedo, ecco, noi questa sera siamo qui delle persone interessate alla storia, interessate a capire di più la teologia, a capire anche gli avvenimenti, però quando io mi ritrovo con un semplice credente o un semplice credente di chiesa che a un certo punto gli metto in discussione alcuni anche messaggi biblici, da Teo, Betlemme, la più piccola, eccetera, a un certo momento io creo qualche dubbio nel cuore del credente. E in un momento in cui tutto diventa così laicizzato, secolarizzato, forse noi comunque l'impulso spirituale, anche se l'impulso spirituale c'è, perché è stato chiarito molto bene sia dalla professoressa, sia da te, sia da Renzo, quindi questo è chiaro. Però io mettere in discussione, mi è già successo di mettere in discussione, diciamo storicamente è chiaro, però mi sono reso conto che ogni volta che ho voluto affrontare questa problematica mi sono trovato contro un muro di gomma e poi tutto mi ritornava indietro in male modo e non buono. E allora mi sono detto, dico, ma non so fino a che punto diciamo sì, storicamente è valido il discorso, ma spiritualmente c'è per persone, perché ormai non tutto è vero che oggi nel nostro, e io ho finito, nel nostro secolo la più parte delle persone vengono da scuole di liceo, di quello, università e altre scuole, quindi è facile il discorso. Però abbiamo dietro una varca di persone che non accetteranno mai questo scontro, diciamo, storico, fideistico, come vogliamo dire, teologico. Era questo il mio dubbio. Scusatemi la voce, ma non è ora. D'altronde. Ma ascoltando gli interventi che sono stati fatti, non mi farei un gran problema, nel senso che ho l'impressione che molto dipenda dal modo con cui vengono affrontate queste cose. Chiaro che se io domani mattina vado, non so, io in Piazza Grande a Locarno e mi metto a dire, ah, scusa, ritieni che Gesù sia nato a Nazareth o sia nato a New York o invece sia nato in Valle di Muggio come me, ecco, al momento, e metto in questione le cose di questo genere, poi la gente mi dice, no, Renzo, stai, lo mandiamo a Mendrisio, c'è l'ospedale neuropsichiatrico, il caso è chiuso. Se una persona non ha questa possibilità, dice, ma questo qua mette in crisi tutta la mia fede, non l'ascolto più. Ecco, io credo che dipenda molto dal modo con cui questo viene fatto. Nell'ambiente evangelico va bene, nell'ambiente protestante va bene, perché c'è già una scia in quella direzione, ma nell'ambiente cattolico l'idea è che sarà più difficile.
Non so, proprio sentendo questo mi veniva in mente, io ho fatto un'esperienza molto molto piccola fine degli anni 60, in Valle di Muggio. E mi è venuto in mente questa cosa quando l'Ernesto parlava del rosario e cose di questo genere. Ecco, lì c'erano forse 6-7 persone che tutte le sere si trovavano a dire il rosario. Ma c'è ancora oggi questa? Ecco, ma adesso no, in Valle di Muggio a Monte credo che sì, la chiesa viene aperta la mattina da un mio conoscente, poi viene chiusa la sera e basta, la chiesa più nessuno ci mette. Lì invece, ecco, tutte le sere erano lì. Ebbene, a un certo punto io ho provato, dico, ma ecco, sono qui, ero giù dei miei genitori, dico, ecco, ma proviamo a fare qualche cambiamento. Ecco, al posto di raccontare 50 Ave Maria una in fila all'altra, che finiscono per essere così una poesia, che è poi lo stesso raccontare l'Ave Maria in italiano, in cinese, in giapponese, raccontare la filastrocca, le occhette del pantano, tanto non ci si pensa. Ecco, proviamo a fare qualcosa di genere diverso. Ecco, ne bastano 10 di Ave Maria, più che sufficiente, forse qualcuno è di troppo. E poi ecco, proviamo a riflettere un momentino, sera dopo sera, su un testo, su una pagina del Vangelo, e cerchiamo di vedere come questa pagina del Vangelo possa incoraggiarci a vivere la notte che abbiamo davanti e la fatica di domani, e noi donne anziane, perché erano soprattutto delle donne tra i 70 e 85 anni. Ecco, io ho visto queste persone serene, oserei dire quasi rifiorire, ringiovanire. È vero che era un'altra cultura, insomma, era appena finito il concilio nella Chiesa Cattolica, c'era il maggio parigino del 68 e cose di questo genere. Però ecco, delle persone quel piano. Ha già fatto questo, l'ambiente carismatico, dicevo, ha già fatto questa linea di apertura, cioè di leggere la Bibbia al posto del rosario, eccetera, ma ci ha fatto un gran lavoro in quella direzione. Io parlo dell'ambiente carismatico. Ho finito. Cioè dipende da come si fa. Rolando. Sì, ma la mia considerazione va in linea con quello che diceva Don Damian e il pastore, no? E mi veniva in mente l'immagine dell'aeropago di San Paolo, dove dicendo cose inaccettabili in quel momento ti viene risposto, ti sentiremo su questo un'altra volta. In realtà questa sera forse neanche si può dire quello, perché la gente non è venuta a sentire. Ma fa niente, è un problema culturale di cui sappiamo, nostro, qui vicino, eccetera. Noi comunque ci siamo. E la questione appunto rimane comunque quella lì, che abbiamo, mi ripeto un po', ma abbiamo ancora gente che non ascolta, o questa cosa fa fatica ad ascoltarla, o non ha le categorie per farlo, e come dice Renzo, dipende dal modo con cui lo proponi, però noi predicatori, perché la messa di mezzanotte a Natale celebreremo, io e Don Damiano, no? Ci troviamo di fronte delle persone davanti alle quali forse, è vero, abbiamo anche un po' poco coraggio nel tentare, no? Delle piste ermeneutiche, no? Esplicative in questo senso, per la paura che questo, come dice il pastore, ci si ritorca anche un po' più. D'altro canto è interessante, d'altro canto è vero che la teologia, l'approccio nuovo e questi nuovi sviluppi di questi ultimi decenni, soprattutto di questi ultimi 20 anni così, portano aria nuova. Vediamo quanto facciamo fatica, per esempio, ai corsi di formazione per docenti di religione di scuola elementare, di far passare questo. Sono gente piuttosto istruita, gente che ha su 30, 40, 50 anni, che però fa fatica. Io credo che sarà un lavoro, così per terminare, dei prossimi decenni. Non è domattina che noi dobbiamo muovere la scuola. E quindi quello che state facendo voi, lo dico pubblicamente, non lo sapete, non dico che io sono messo, soprattutto parlo di voi vicino, è un lavoro difficile, poco gratificante per certi versi, ma che probabilmente sarà fatto. Una parola mi viene da dire, in parte l'ho detta, ma mi permetto, volgendo a concludere questa serata, mi pare importante ribadirlo. Allora, credo che ciascuno di noi debba, da un lato, nello spirito, ad esempio, dei testi che questa sera abbiamo cercato di toccare,
di avere un senso della misura che permetta di non pensare di essere i profeti che hanno capito tutto e che quindi capiscono più degli altri, che quindi necessariamente devono battere la strada per. Sarebbe ridicolo detto in questi termini. Però è altrettanto vero che se noi guardiamo, lo dico nel mio piccolissimo, le fasi della storia del cristianesimo degli ultimi 1950 anni, che sono anche i primi, quante volte è successo che varie condizioni, varie sensibilità sono state capite a distanza di qualche generazione? Faccio un esempio che supera tutti noi. Quando padre David Maria Turoldo ha ricevuto, alcuni mesi prima di morire, il premio Paolo VI dalle mani del cardinale Martini, si è sentito dire: questo è un risarcimento solo parziale di tutto quello che le abbiamo fatto patire. Allora, non faccio paragoni che non sarebbero ridicoli, ma dico che c'è tutta una situazione di evoluzione che va colta a vari livelli. Allora, io penso che, mi ricollego al discorso del Rosario che citava Renzo prima, allora il Rosario è una preghiera, lo sappiamo tutti, profondamente biblica per tutte le immagini che vengono ricordate decina dopo decina, riferimento dopo riferimento. Chissà perché, però, in tanti contesti questa è l'ultima cosa che viene in mente. Cioè, la prima cosa che viene in mente sono la ripetitività di una preghiera che tra l'altro ha una importanza fondamentale quanto più la si coglie. È chiaro che qualsiasi tipo di preghiera detta in modo sistematico, anche il Padre Nostro è tutto sommato, che però non è litanica e quindi ha una sua centralità e una sua centralità non solo liturgica ma anche che la mette un po' al riparo da questa dinamica, ma qualsiasi tipo di preghiera, le professioni di fede, io sono pronto a scommettere, lo dico a me stesso innanzitutto, che arrivati alla quarta o quinta affermazione del credo, la testa è già andata da un'altra parte. E allora io mi ritrovo in me stesso alla fine, quando stiamo finendo, e quindi siamo allo Spirito Santo, mi riprendo. No, nel senso che, adesso una battuta detta così, ma insomma, cioè io credo che davvero noi dobbiamo, e mi ricollego e concludo, perché diceva Rolando prima, dobbiamo fare dei passi. Io credo che a scuola, per esempio, nell'ambito dell'istruzione religiosa, nell'ambito di tanti contesti, tanti riferimenti possano passare di ambito culturale, certo a condizione che i docenti sappiano quello che si deve fare e abbiano dei fondamenti che li aiutino a capire certe cose. Se io dovessi tenere conto di certi segnali anche degli ultimi giorni, direi che siamo in tutt'altra direzione, obiettivamente. Ecco, ma al di là di questo, credo che noi dobbiamo fare dei passi ulteriori. Tanti sono i contesti, la scuola in un modo, le parrocchie, le comunità in un altro, la società e i mezzi di comunicazione di massa in senso ulteriore. Perché questo è un dato molto importante. E tutti possiamo dare un contributo. Io credo che conclusivamente si possa dire, leggo a proposito di autorevolezza un'altra figura molto più autorevole del sottoscritto, parlo di Bruno Maggioni, quando nel suo volume I personaggi della Natività, Don Bruno scrive: da quando il figlio di Dio si è fatto uomo, non è più possibile un'altra ricerca di Dio, perché Dio non soltanto si è fatto uomo, ma è rimasto tra gli uomini. Ecco, io credo che se noi riuscissimo a far passare a livello generale l'idea che non dobbiamo andare a cercare chissà quali soluzioni trascendenti, mirabolanti, estatiche, di apparizioni a destra e a sinistra, sopra e sotto, ma andassimo a cercare davvero Dio tra gli esseri umani, nel senso dell'attenzione agli altri e dell'attenzione che gli uni hanno verso gli altri e viceversa, credo che faremmo fare dei passi avanti notevolissimi in tante direzioni. Credo che questo può sembrare l'acqua calda detta così, intersecata con la scoperta dell'America, ma davvero mi pare l'elemento del tutto qualificante. Allora io credo che in una logica del genere il problema di essere credibili e di far passare certi messaggi l'avremmo in misura molto inferiore e quindi gli steccati progressivamente cadrebbero, le contrapposizioni tra estremismi di ogni tipo verrebbero progressivamente meno e il discorso continuerebbe in un senso ragionevole, insomma. Sì, a questo, sempre a modo di conclusione, vorrei aggiungere una piccola cosa. Il problema grosso è sempre quello della mediazione. È un problema che avete voi nell'ambito delle chiese cristiane, è un problema che abbiamo anche noi nelle comunità ebraiche. Ma c'è un maestro proprio di un'epoca molto vicina a quella di Gesù storico, le cui parole sono state fissate nella Mishnah
che è una fonte rabbinica fissatasi nello stesso periodo in cui si fissano i Vangeli, dove a un certo punto questo maestro, Rabbi Tarfon, fa questo paragone: la messa è molta e gli operai sono pochi. Paragone ripreso anche nei Vangeli. Questo vi dice quanto nel mio giudaismo la cultura fosse ancora comune. Bene, la messa è molta, gli operai sono pochi, il lavoro è difficile. E aggiunge però: non sta a te compiere l'opera. D'altra parte però non puoi esimerti dal compiere il piccolo pezzo che ti è affidato. Ecco, quindi noi spesso guardiamo l'opera compiuta, ma non il piccolo pezzo che ci è affidato. Ecco, questo è un maestro della Mishnah, ma mi pare insegni una metodologia che non va molto diversamente da quella insegnata dai Vangeli. Ecco, se c'è qualche intervento ancora, viceversa andiamo a concludere questa serata. Ecco, io sono molto grato a tutti per la vostra partecipazione, ringrazio ovviamente Elena Bartolini e Renzo Petraglio per i loro interventi, ringrazio tutti i presenti e credo che possiamo davvero augurarci a vicenda che il Natale verso il quale stiamo andando sia un Natale gioioso e che l'anno 2012 sia un anno sereno per tutti. Credo che ciascuno di noi abbia nella sua vita, tra le sue conoscenze, nella sua famiglia, nei contesti più vari, occasioni di gioia e occasioni di preoccupazione. E io credo che sia importante che, a partire da questa luce che emerge da questa notte straordinaria, quale che sia la luce, quale che sia la fonte, quale che sia il riferimento generale, ci si ponga la domanda su come fare per alzare il livello della vita di tutti e sul fatto che questo si alzi in funzione e a partire da quanto le persone si amano tra loro, credo non ci sia alcun dubbio. E questo sia l'unico dubbio che noi dobbiamo far scomparire assolutamente da tutti. Ecco, e su questo io vorrei aggiungere, ecco, che voi state per celebrare Natale, ma noi a partire dal 20 dicembre fino al 28 celebreremo la festa di Hanukkah, che è la festa che ricorda la riconsacrazione del Tempio dopo la rivolta dei Maccabei. Apparentemente potrebbe non esserci legame fra le due cose, ma io penso questo: se non ci fosse stata la rivolta dei Maccabei, il giudaismo non sarebbe arrivato ai tempi di Gesù. E se Gesù, ecco, ebreo, figlio del suo popolo, ecco, ha potuto esprimersi nel modo in cui abbiamo sentito, è perché c'è stata una tradizione giudaica che in virtù della rivolta dei Maccabei ha potuto continuare. Quindi celebreremo insieme un momento che in qualche modo ci lega, e ci lega anche da un altro punto di vista molto curioso. Voi, i cattolici presenti, hanno nel canone biblico i libri dei Maccabei, gli ebrei no. Gli ebrei celebrano la festa e i cristiani custodiscono i testi. È piuttosto singolare il fatto. Grazie a tutti, buonanotte.